Chirurgo specializzato in medicina dello sport, in scienza dell'alimentazione, medicina anti-aging, uno dei pochi, penso uno degli unici certificati in medicina funzionale, medicina rigenerativa anti-aging, e su questa importante relazione nell'era pandemica, alimentazione, integrazione, attività fisica e stile di vita per potenziare il sistema immunitario. Grazie. Perfetto, ok. Buona relazione. Allora inizio, visto che siamo anche un po' leggermente in ritardo, quindi ho praticamente un'ora e un quarto, quindi devo finire a, insomma, diciamo alle 12:30 al più tardi. Ok, perfetto. Vedrò se riesco a finire anche un po' prima. Bene. No, allora, no, 12:30 no. 11. No. Cioè, no, no. Che ora devo finire? No, no, perché se alle 11 alle, a mezzogiorno è un quarto. Mezzogiorno è un quarto. Massimo, okay. Perché se no, cioè, sì, sì, scusa, abbiamo tempo a Miceli. No, 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 12 e un quarto. Perfetto. Ecco, 11 okay. Meglio i 10. Bene. Prima finisco, meglio è. Allora. Praticamente, beh, due parole sul sistema immunitario, ovviamente, che dovremmo dare quasi per scontato, però insomma facciamo un piccolo, diciamo, riepilogo proprio semplicisticamente. Il sistema immunitario ovviamente è quel sistema al quale è deputato il compito di riconoscere, eliminare quelle sostanze estranee che entrano nel nostro organismo e quindi possono avere un effetto, diciamo così, negativo per il nostro organismo, possono avere un effetto tossico, possono avere un effetto appunto come un virus, un battero, crea un'infezione, ma il sistema immunitario serve anche a distruggere quelle cellule che mutano e che possono diventare cancerogene, quindi devono essere distrutte prima che si possa sviluppare addirittura un cancro. Quindi fondamentalmente il sistema immunitario si basa su due diciamo tipologie di risposte, la prima, la più immediata, che è la cosiddetta immunità naturale o innata, che agisce in fase precoce, dopodiché c'è quella tardiva, acquisita, adattativa, che è basata più che altro sugli anticorpi, eccetera, sul riconoscimento degli antigeni, eccetera, mentre la prima è basata appunto su una risposta cellulare, sui macrofagi, leucociti vari, eccetera. Il sistema immunitario interviene anche quando ci sono delle lesioni specifiche nei tessuti che causano una risposta appunto infiammatoria. In questo caso appunto c'è questa risposta infiammatoria che è finalizzata a impedire l'estendersi della lesione. Quindi fondamentalmente noi dobbiamo avere presente che la risposta infiammatoria è una risposta positiva, è come il lanciafiamme che noi usiamo anche per distruggere gli eventuali agenti patogeni presenti nella lesione, perché la lesione ci mette in rapporto all'esterno dove ci può essere una maggior presenza di agenti patogeni. E quindi l'infiammazione fondamentalmente poi innesca tutti dei sistemi di aumento di praticamente vascolarizzazione di chemiotassi nei confronti dei macrofagi che arrivano, innescano dei meccanismi di afagia nei confronti appunto degli agenti patogeni, ma innescano anche delle cellule che sono state distrutte, quindi innescano dei meccanismi di ripristino dell'integrità tessutale. Quindi dobbiamo capire che l'infiammazione acuta proporzionata al danno fondamentalmente è una risposta benefica che è giusto che ci sia. Ovviamente quando questa risposta fisiologica invece è esagerata e quindi addirittura in grado di generare risposte autoimmuni oppure si trasforma in un'infiammazione cronica che rimane, persiste nel tempo, o addirittura collegato a una sepsi, cioè che non riesce a essere debellata, ebbene ovviamente in questo caso questa infiammazione assume una valenza negativa che poi porta a fenomeni per esempio fibrotici o anche peggio. Perché l'infiammazione, appunto parliamo di infiammazione e sistema immunitario sono estremamente appunto correlati, perché fondamentalmente l'infiammazione fa parte della risposta del sistema immunitario, però abbiamo detto che appunto non deve essere eccessiva. Allora, cosa succede? Succede che quando ci sono delle situazioni di infiammazione cronica più o meno silente, noi partiamo già con un livello di infiammazione alta. E questa è la condizione, per esempio, legata alla presenza di quantitativi elevati di grasso viscerale, perché il grasso viscerale è praticamente un tessuto
Tra l'altro è un infiltrato, appunto, è infiltrato anche di macrofagi, quindi non è solo grasso, però è un misto proprio di tessuto adiposo e macrofagi, che sono cellule, appunto, del sistema immunitario, proprio che rispondono allo stimolo infiammatorio. E questo agglomerato di questo tessuto adiposo e questi macrofagi secernono delle citochine, e secernono che sono delle molecole che sono prevalentemente infiammatorie. E quindi nelle persone sovrappeso, ma non solo sovrappeso, cioè nelle persone che hanno una percentuale elevata di grasso viscerale, questo non necessariamente deve essere per forza legato a un sovrappeso, perché pensate al fenomeno della cosiddetta obesità sarcopenica, che vorrebbe dire che fondamentalmente sono dei soggetti che hanno pochissima massa muscolare e hanno un rapporto massa muscolare e grasso molto a vantaggio del grasso. Però avendo pochissimo muscolo e nettamente più grasso, non sono sovrappeso, ma sono come degli obesi metabolici. Tanto è vero che, e quindi sono particolarmente anche soggetti a infiammazione questi soggetti. E difatti è una situazione questa tipica degli anziani, delle persone particolarmente anziane che hanno poca massa muscolare. E difatti noi sappiamo come nell'anziano prevale facilmente l'inflammaging, che è proprio una delle cause dell'invecchiamento ed è la causa principale o tra le principali cause dell'invecchiamento e della comparsa delle malattie croniche di tipo degenerativo, che ormai si è capito hanno praticamente tutte una base di tipo patogene di tipo infiammatorio, dal cancro alle malattie cardiovascolari, dal diabete alle malattie autoimmuni, eccetera. Quindi capite che moderare questa infiammazione diventa fondamentale. Tra l'altro, nell'ottica appunto del sistema immunitario e dell'approccio della regolazione del sistema immunitario nell'epoca, appunto, nell'era Covid-19, dobbiamo proprio constatare questo effetto. Io sinceramente già nel marzo 2020, e verba volant, scripta manen, per cui ho scritto proprio un post a quel periodo a marzo, dove avevo notato, pubblicato sulla mia pagina Facebook, dove avevo notato che i soggetti che venivano praticamente ricoverati in terapia intensiva, l'avevo notato già da quei servizi televisivi che facevano delle terapie intensive, ma poi mi ero confrontato con dei miei amici medici che lavoravano in ospedale, come la maggior parte delle persone che erano ricoverate in terapia intensiva avessero una notevole protuberanza addominale, cioè grasso addominale, grasso viscerale. Lo vedevo perché erano nel letto con questa, diciamo, pancia prominente che sporgeva proprio e si notava. E ovviamente quindi questo era direttamente associabile a un aumento del grasso viscerale. Quindi queste persone, ovvio, partono già con una situazione di infiammazione alta, elevata. E siccome sappiamo e abbiamo subito capito come il problema del Covid-19 era proprio legato a un'infiammazione particolarmente elevata, la cosiddetta tempesta citochinica, ok? Legata a un'iperattivazione dell'inflammasoma che poi tratteremo, questa infiammazione particolarmente elevata arrivava appunto a livello della tempesta citochinica, che poi attivava delle risposte alterate del sistema immunitario che diventavano addirittura di tipo autoimmune, che si riverberavano addirittura contro i tessuti stessi dell'ospite e quindi erano poi in grado di innescare la CIDP, la coagulazione intravasale disseminata, che fondamentalmente era l'evento protrombotico e mortale. Perché alla fine il grosso problema si è visto, anche ormai è stato affermato, che il danno più grosso del virus è proprio questo danno endoteliale causato da questa infiammazione che poi genera questa problematica. Quindi fondamentalmente, poi dopo in realtà, e questo in realtà io l'avevo anche associato subito alla maggior mortalità nell'individuo maschio, quindi non tanto agli ormoni, non tanto, proprio perché voi come sapete il maschio sovrappeso tende ad avere un accumulo di grasso
prevalentemente a livello addominale, viscerale rispetto alla donna, cosa che poi dopo nella donna in menopausa si verifica altrettanto, e quindi questo negli anziani magari le differenze erano meno evidenti, ma diciamo che ho ritenuto associare, senz'altro anche altri fattori, anche l'aumento della gravità dell'infezione nel sesso maschile, soprattutto se collegato a una maggior frequenza di obesità addominale. Poi in agosto del 2020 sono uscite delle review che hanno dato, diciamo, ragione a quello che io avevo intuito, nel senso che addirittura il grasso viscerale, non tanto il sovrappeso, ma proprio il grasso viscerale, è stato ritenuto il parametro più importante per identificare il rischio di mortalità in un paziente Covid-19. Quindi, ovviamente, in una persona a sovrappeso di sicuro ci sarà probabilmente molto grasso viscerale, ma anche in un anziano non necessariamente sovrappeso, se appunto è presente questa cosiddetta obesità sarcopenica, che non corrisponde necessariamente a un sovrappeso, ma solo a uno squilibrio di proporzione tra grasso viscerale e muscolo, anche questo soggetto era particolarmente predisposto a un evento avverso nella misura in cui contraeva un'infezione Covid-19. Ecco, quindi fondamentalmente, siccome appunto l'obesità è in crescita, diciamo, continua, eccetera, e sotto quella forma anche di pre-patologia che è chiamata la sindrome metabolica, associata a tante problematiche sia di tipo endoteliale che a livello ormonale, come appunto resistenza insulinica, eccetera, ovviamente in questo caso, in questi soggetti, noi abbiamo una situazione di un'attivazione di inflammasoma nettamente superiore, okay? Che si è verificata appunto nel diabete di tipo 2, che è praticamente lo step successivo alla sindrome metabolica, negli individui obesi, okay? E praticamente questo surplus nutrizionale che porta oltre a un'ipertrofia degli adipociti, ma anche appunto a un accumulo a livello viscerale di tessuto adiposo che è infiltrato appunto dai macrofagi che secernono queste citochine proinfiammatorie. Inoltre, praticamente questa situazione di inflammasoma, di aumento degli acidi grassi saturi come il palmitato e le ceramidi ipotossiche sono altrettanto appunto in grado di attivare ulteriormente l'inflammasoma NLRP3, e di conseguenza noi ci troviamo anche tramite questa autofagia difettosa innescata dall'inflammasoma e anche un danno mitocondriale, un accumulo di radicali liberi dell'ossigeno a livello mitocondriale, perché appunto l'inflammasoma fondamentalmente è regolato dai mitocondri. E quindi dobbiamo capire come lo stress cellulare e anche il danno diretto indotto da questi patogeni, da questi virus patogeni, soprattutto in condizioni di basse concentrazioni di potassio intracellulare, provoca delle disfunzioni mitocondriali che sono poi responsabili di una maggior degenerazione di radicali liberi dell'ossigeno. Quindi capite come è importante mantenere la salute mitocondriale. E noi sappiamo come ci sono varie nutraceutici che tramite un effetto ormetico favoriscono, diciamo, sia la biogenesi mitocondriale sia la produzione di ATP a livello mitocondriale, e sappiamo come soprattutto, diciamo, anche un apporto di determinati antiossidanti, i più importanti sappiamo essere il glutatione, la superossido dismutasi, sono fondamentali per mantenere appunto sia la, diciamo così, l'integrità della membrana del mitocondrio, ma anche la sua capacità funzionale di produrre ATP, e qui diminuendo appunto la produzione di radicali liberi che invece danneggerebbero la capacità mitocondriale di produrre ATP. E se noi abbiamo una cellula che non produce abbastanza ATP, avremo una cellula debole. E se questo avviene a carico delle cellule del sistema immunitario, noi avremo delle cellule del sistema immunitario che sono inefficienti, che non sono in grado di fare il loro lavoro bene, e che è proprio quello che avviene nell'immune aging, appunto, che è quel termine che indica
una debolezza, una incapacità del sistema immunitario con l'invecchiamento di esercitare le sue funzioni. E quindi praticamente, cioè ormai è evidente, è dimostrato che fondamentalmente negli individui anziani, soprattutto in età superiore agli 80-85 anni, c'è una particolare espressione dei moduli genici dell'inflammasoma, quindi una maggior predisposizione a innescare l'inflammasoma, che è associata a una maggiore mortalità per tutte le cause. Okay? Quindi, e questa quindi è una ragione per la quale appunto gli anziani sono molto più soggetti, diciamo, a problematiche legate a un'infezione, perché sono già anch'essi più infiammati, se poi sono anche sovrappeso, se poi anche hanno una quantità notevole di grasso viscerale, poca muscolo, perché il muscolo in realtà anch'esso è un organo che produce citochine, ma produce citochine prevalentemente antinfiammatorie, che quindi hanno un effetto protettivo. Allora, a questo punto vediamo quello che si può fare per regolare l'infiammazione e potenziare e sostenere il sistema immunitario. Beh, il fuoco, gli incendi si spegnono con l'acqua, questo è quello che fanno i pompieri. Quindi l'acqua è una notevolissima terapia antinfiammatoria, quindi bisogna assolutamente bere. Spessissimo quando si hanno anche doloretti, basta bere di più e questi doloretti che corrispondono a un certo livello di infiammazione spariscono. Quindi acqua ovviamente che deve essere possibilmente un'acqua purificata, cioè deve essere un'acqua, magari acqua termale. Ci sono vari studi che vedono la grande efficacia dell'acqua idrogenata, perché l'acqua idrogenata è un'acqua che ha un notevole potenziale antiossidante, perché questi ioni idrogeno, proprio in maniera specifica, esercitano un'azione antiossidante diretta a livello mitocondriale. Ci sono studi anche appunto legati proprio anche alla sindrome di fatica cronica, il miglioramento legato all'utilizzo dell'acqua idrogenata. Alimentazione. Per esempio, uno potrebbe dire dieta mediterranea. Attenzione, la dieta mediterranea, che senz'altro, soprattutto per l'alto contenuto in polifenoli che derivano da frutta, verdura, quindi fitonutrienti, olio di oliva, anch'esso ricco di sostanze antiossidanti come l'oleuperina, eccetera, ha un effetto, ma se la dieta mediterranea viene interpretata come nella maggior parte dei casi le persone lo interpretano, cioè diventa la dieta delle 4P, che vuol dire pane, pasta, pizza, patate, io dico che questa dieta delle 4P fa venire la quinta P, cioè la pancia, e la pancia è associata a quel grasso viscerale che abbiamo detto. Quindi attenzione, perché in realtà troppi carboidrati, soprattutto oggi che con i nostri stili di vita siamo prevalentemente sedentari e non li anche se siamo in palestra un'ora al giorno, cioè capite bene che come consumo energetico è limitato, un conto quando i contadini lavoravano 10-12 ore nel campo, ovvio che si potevano permettere di mangiare carboidrati in abbondanza. Oggi non è così, se noi mangiamo carboidrati in eccesso, questi alzano la glicemia e vedremo come la glicemia più elevata, un impatto negativo sull'infiammazione. E d'altronde è dimostrato che invece una dieta ad alto contenuto proteico diminuisce l'infiammazione. Vari studi dimostrano che una dieta alta in proteine, iperproteiche e bassa in carboidrati abbassa sia la PCR, la proteina C reattiva, che l'interleuchina 6, che sono dei marker specifici dell'infiammazione. Spesso viene proposta la dieta vegetariana come una dieta salutistica. Bene, in realtà studi hanno visto che nell'arco di 6 mesi nessun effetto positivo sulla proteina C reattiva. Dopo 2 anni c'è una leggera diminuzione dell'interleuchina 6. Quindi un effetto antinfiammatorio limitato della dieta vegetariana, ma dopo 2 anni. Come dicevo prima, gli zuccheri. Gli zuccheri, ma non solo gli zuccheri, ma anche i cosiddetti AGE,
cioè quegli advanced glycation end products, quegli agenti di glicazione che si trovano già di per se stesso in certi alimenti che magari sono trattati ad alte temperature, per cui l'alta temperatura glica appunto le proteine, aumentano appunto l'infiammazione. Quindi una dieta a basso contenuto di queste sostanze abbassa l'infiammazione. Quindi bisogna stare attenti a, per esempio, la carne consumata alla brace, eccetera. Questo aumenta la glicazione, e la glicazione che poi si riverbera sui nostri tessuti, che è una specie di arrugginimento delle nostre proteine, viene identificata misurando l'emoglobina glicata, che normalmente è un parametro che viene utilizzato per capire se un diabete è compensato o meno, ma senza dubbio è un parametro che può essere utile per tutti tenere sotto controllo, perché appunto dà un'indicazione del livello di glicazione nel nostro organismo. Quindi livello di glicazione che è legata sia all'introduzione diretta già di alimenti glicati, ma anche di un eccessivo consumo di carboidrati e zucchero che, alzando la glicemia poi a sua volta nel nostro sistema sanguigno è l'elemento che causa la glicazione appunto delle nostre strutture, quindi causando un'infiammazione, causando un invecchiamento precoce, eccetera. Quindi appunto vedete come invece una dieta a basso contenuto di EGE diminuisce l'infiammazione negli individui prediabetici. Ebbene, se l'alimentazione appunto rappresenta, a mio parere, uno degli elementi, diciamo, più importanti proprio per la regolazione dell'infiammazione, e ovviamente ho accennato ad alcuni aspetti di modulazione dell'infiammazione tramite determinati approcci alimentari, potremmo soffermarci molto di più, potremmo parlare, dico, forse una giornata intera sull'alimentazione. Segnalo semplicemente magari un'alimentazione specifica che ha uno specifico effetto antinfiammatorio che ultimamente sta ottenendo molta attenzione dalla comunità scientifica, che è la dieta chetogenica o chetogenetica, che dir si voglia, che appunto è un tipo di alimentazione dove i carboidrati sono proprio ridotti al minimo, cioè non dico azzerati, ma normalmente è una dieta che non prevede un consumo di più di 20-40 grammi di carboidrati. Questa estrema riduzione dei carboidrati fa sì che l'organismo produca, per poterli utilizzare a scopo energetico, soprattutto il cervello che non riesce a utilizzare bene gli acidi grassi a scopo energetico, che è abituato normalmente a usare gli zuccheri, se noi non gli diamo gli zuccheri, lui invece riesce a usare bene questi corpi chetonici che si formano con la dieta chetogenica. Ebbene, questi corpi chetonici hanno, ormai si è visto, hanno un notevole effetto antinfiammatorio. Tanto è vero che ormai si stanno così facendo degli studi, degli indirizzi, già delle indicazioni dell'utilizzo di tutte queste diete chetogeniche, soprattutto nelle malattie di tipo cronico neurodegenerativo, che sono in buona parte legate appunto a un meccanismo infiammatorio, ma anche in certi tumori, ma appunto anche semplicemente per diminuire la problematica infiammatoria, magari anche appunto in determinate situazioni di malattie, di disturbi osteoarticolari, dove si è visto che la dieta chetogenica è in grado di diminuire la dolorabilità di queste persone. Quindi la dieta chetogenica esercita il suo effetto antinfiammatorio proprio tramite i corpi chetonici, che sembrano proprio avere un effetto antinfiammatorio diretto, e anche perché questi corpi chetonici, tra i quali soprattutto l'acido idrossibutirrico, è un acido che viene utilizzato molto facilmente nel mitocondrio a livello del ciclo di Krebs, e quindi è in grado proprio di stimolare la produzione di ATP a livello mitocondriale. E quindi vuol dire più energia, e un mitocondrio più performante ovviamente è un mitocondrio che migliora la funzione della cellula, che risponde molto meglio, è in grado di autorigenerarsi, è in grado di tenere più sotto controllo
l'infiammazione, e nel caso delle cellule del sistema immunitario è una cellula molto più in grado e performante nei confronti di, diciamo, di avere delle risposte corrette a livello del sistema immunitario. Ho accennato alla dieta chetogenica perché se ne sta parlando molto. Un altro piccolo accenno posso fare proprio perché è, diciamo, un po' di moda, al digiuno intermittente. Il digiuno intermittente, ci sono varie forme di digiuno intermittente. Quello, diciamo, più utilizzato è quello 16-8, cioè che consiste nel digiunare per circa 16 ore e consumare i pasti in una finestra alimentare di 8 ore. E questo fondamentalmente si ottiene o saltando la cena o saltando la colazione. Studi hanno dimostrato che già in questa maniera, diminuendo, diciamo, restringendo il tempo di assunzione dedicato all'assunzione di alimenti, cioè time feeding, cioè diminuisce, migliora la sensibilità insulinica, e noi sappiamo come la resistenza insulinica è associata alla sindrome metabolica, e a sua volta la sindrome metabolica è associata a un'aumentata produzione di citochine infiammatorie. Quindi miglioramento dell'insulino resistenza, ma anche semplicemente il fatto che vengono ridotti degli stimoli infiammatori causati dall'alimentazione, perché ogni volta che noi introduciamo un cibo è una infiammazione. Perché il cibo per noi è un elemento estraneo, cioè dal quale noi per prima cosa dobbiamo difenderci, perché dobbiamo poi elaborarlo, digerirlo, metabolizzarlo, ridurlo appunto in molecole monosaccaridi, aminoacidi, perché sennò come tale è una molecola intera che noi riconosciamo estranea al nostro organismo e quindi innesca una risposta di tipo infiammatorio che di fatti corrisponde anche a un picco di secrezione del cortisolo, cioè ogni volta che noi facciamo un pasto c'è un piccolo picco di cortisolo perché inneschiamo l'infiammazione e attiviamo il cortisolo nostro per diminuire, per modulare questa infiammazione. Vedete come il nostro organismo è molto complesso, ma non complicato, è complesso. Perché in milioni di evoluzioni, considerando anche non solo gli uomini, ma tutti, diciamo, da dove noi proveniamo, dalle cellule eucariotiche in poi, hanno affinato dei meccanismi di regolazione per permettere la vita nelle condizioni magari anche più difficili. Quindi, fondamentalmente, il digiuno intermittente è un'altra tecnica che migliora la sensibilità insulinica e in grado di diminuire il livello di infiammazione. Quindi può essere adottato tranquillamente perché è anche abbastanza semplice. Ovviamente, parlando di stili di vita, poi la tematica di oggi è alimentazione, attività fisica, integrazione alimentare e stili di vita, l'attività fisica, sappiamo tutti, no? Come l'attività fisica ha un effetto protettivo. Ne parlano tutti, però in realtà non lo pratica nessuno questo concetto. I medici non la prescrivono, non sono in grado nemmeno di consigliarla perché non sanno che come si deve fare, a parte dire vai a passeggiare o a fare del nuoto, perché ancora dicono così, ma assolutamente in realtà l'attività fisica ha un effetto talmente potente, efficace, che deve essere somministrata come un farmaco, cioè deve essere prescritta in quantità, in tempi, in frequenza, in appunto, e in tipo anche. Cioè, perché noi diamo un farmaco a seconda del problema, della malattia, e quindi dobbiamo dare anche un'attività fisica, più o meno un certo tipo di attività fisica, piuttosto che un altro, a seconda del problema. E quindi l'esercizio fisico ormai si sa che impatta assolutamente sul sistema immunitario, però bisogna farlo in maniera adeguata. Per esempio, si è visto che in certi atleti si è stato, ma coronavirus, alcuni atleti, ma come? Anche questi, si dice che chi è in forma non dovrebbe subire problemi particolari dall'infezione del coronavirus. Sono stati riportati dei casi, mi ricordo, di un maratoneta che era stato ricoverato addirittura in terapia intensiva. Sì,
ma bisogna, perché se uno fa uno sport troppo intenso, uno sport agonistico che va oltre, esasperato, e la maratona è uno di questi sport, c'è un effetto negativo nei confronti del sistema immunitario, c'è un'immunodepressione, quindi questa persona sarà più soggetta a patologie di tipo infettivo, e normalmente difatti c'è un'aumentata frequenza degli HERT, cioè delle malattie del tratto respiratorio alto, proprio negli sportivi che fanno sport di estrema endurance, ok? In realtà si è visto che praticare attività fisica in maniera idonea non solo ha un effetto protettivo nei confronti dell'infezione, ma qualora uno l'abbia contratta, fare attività fisica a livello riabilitativo accelera anche la guarigione. E si è visto da studi che praticamente individui anziani che praticavano esercizio fisico in fondo erano maggiormente protetti dalle forme più gravi di infezioni. Cioè, allora, ovviamente, cosa succede questo? Purtroppo le indicazioni, cioè gli accorgimenti che sono stati presi per tamponare, per contrastare questa epidemia Covid-19 non sono andati in questa direzione, perché hanno chiuso le palestre, hanno chiuso i centri sportivi, ci hanno chiuso dentro, non si poteva uscire, non si poteva neanche andare in bicicletta. Cioè, quindi capite bene che fondamentalmente, cioè, la situazione di quarantena che ci costringeva in casa diminuiva a causa dell'effetto della depressione, diminuiva la capacità antinfiammatoria, diminuiva le capacità antiossidanti, diminuiva quei fattori neurotrofici che vengono invece stimolati appunto dall'attività fisica, diminuiva l'endorfina, rendeva più debole il sistema immunitario e la neurogenesi. Viceversa, l'attività fisica fa esattamente il contrario. Aumenta la capacità antinfiammatoria dell'organismo e aumenta i fattori neurotrofici, l'endorfina, stimola il sistema immunitario, la neurogenesi, eccetera. Quindi, purtroppo, il discorso che è stato fatto di limitare l'attività fisica è assolutamente sbagliato, e invece bisognerebbe cercare assolutamente durante l'epidemia Covid-19 di organizzarsi per fare attività fisica. Se le palestre sono chiuse, organizziamoci per fare ginnastica in casa, eh? E vale sempre quel solito, diciamo, consiglio di fare almeno 150 minuti di attività fisica da moderata a intensa alla settimana, ok? Quindi includendo sia esercizi di tipo aerobico che esercizi coi pesi, cioè di tipo resistance training per potenziare la muscolatura, eh? Quindi assolutamente questo è proprio importante per limitare le complicazioni severe in caso di infezione Covid-19. Quindi tra l'altro, il fatto di non fare attività fisica ha avuto un impatto nettamente negativo sul benessere mentale delle persone, ok? E il benessere mentale è estremamente legato anche all'efficienza del sistema immunitario. Questo è uno studio che vi riporto, come addirittura tra i giovani con il Covid sono aumentati del 30% i tentati suicidi e gli atti di autolesionismo, ok? Quindi attenzione, cioè l'attività fisica deve essere promossa, tutelata, bisogna fare di tutto per permettere che le persone possano fare attività fisica, perché se è vero che ho detto dobbiamo organizzarsi per fare l'attività fisica in casa, però magari non tutti hanno delle situazioni logistiche per poterlo fare. E poi soprattutto mi rendo conto che ci vuole una forza mentale notevolissima, che forse è, diciamo, una caratteristica solo di certe persone che sono abituate veramente ad allenarsi in una certa maniera. Viceversa, è ovvio che fare attività fisica in una struttura, in un campo sportivo, in una palestra dove c'è anche altra gente, c'è una situazione di condivisione di energia mentale che ti aiuta a proseguire, ad allenarti, mentre invece quando uno è a casa più facilmente si mette sul divano. Questo è un dato di fatto.
Allora, abbiamo detto che però l'esercizio, l'attività fisica deve essere regolata, deve essere strutturata, perché non deve essere né troppo poco, perché sennò cadiamo nella sedentarietà, né non troppo, sennò cadiamo nell'overtraining, nel super allenamento, ok? O nell'overreaching, diciamo. E quindi ci deve essere quel livello medio corretto di attività fisica, che ovviamente poi deve essere valutato persona per persona, che cos'è questo livello medio. Qui stiamo parlando genericamente, però sarebbe giusto fare appunto dei test specifici, proprio per capire qual è il livello di attività fisica, perché altrimenti se noi facciamo troppa attività fisica aumenta l'infiammazione, così come se aumenta l'infiammazione se ne facciamo troppo poca. Ecco, l'attività fisica appunto ha un sistema di attivazione delle citochine infiammatorie un po' simile a quella dell'infezione stessa. Cioè, nel senso che durante il danno da esercizio fisico c'è un'attivazione della famosa interleuchina 6. Però mentre nell'infezione l'interleuchina 6 poi genera attiva la successiva formazione del tumor necrosis factor alfa, che è una potentissima citochina infiammatoria, nell'esercizio fisico questo non avviene, ok? Quindi, però questa attivazione dell'interleuchina 6, citochina infiammatoria, è praticamente una sorta di allenamento che l'organismo fa nei confronti dell'infiammazione. E quindi è un individuo allenato a controbilanciare questa infiammazione generata dall'esercizio e si troverà quindi più preparato anche a controbilanciare un'infiammazione causata invece da un agente patogeno, ok? Quindi interleuchina 6 sì, però come una spada a doppio taglio, o due aspetti della medaglia, nel senso che se è prodotta in certi livelli è addirittura un effetto allenante positivo, se troppo invece è un'ulteriore infiammazione, e dopo succede che se noi abbiamo un livello troppo alto di interleuchina 6 e in quel momento ci arriva l'infezione, sarà ancora più grave, perché più interleuchina 6, più tempesta citochinica, e noi avremo una peggiore risposta. Questa è la ragione per la quale, se per caso uno contrae l'infezione, nel momento in cui la contrae, che scatta l'infiammazione, non deve allenarsi. È sbagliato, perché ammetterebbe fuoco su fuoco, stimolerebbe l'interleuchina 6, che in quel momento è già eccessivamente stimolata dall'infezione, quindi bisogna riposare in quella situazione lì, ok? L'interleuchina 6, che sappiamo essere alla base di questo problema della tempesta citochinica, tanto è vero che, se vi ricordate, proprio all'inizio della pandemia avevano parlato proprio del tocilizumab, che è una molecola usata per l'artrite reumatoide proprio perché è in grado di bloccare l'interleuchina 6. Ma in linea generale la maggior parte degli antinfiammatori agisce limitando l'interleuchina 6, e il cortisone stesso, appunto per quale motivo è fondamentale intervenire subito. Scusate, a questo punto già entro nel merito, avrei potuto parlarne dopo quando parlo magari di nutraceutici eccetera, ma a questo punto ne parlo già adesso. Cioè, l'assurdità delle linee guida che per un anno sono state tachipirina e vigile attesa. Cioè, una cosa allucinante che sinceramente non trova spiegazione se non in logiche nelle quali non voglio entrare, perché non è possibile che chi è preposto a dare le indicazioni non abbia la consapevolezza di certi meccanismi fisiologici. Ma poi scusate, ma in quale malattia si dice non far niente e aspetta? In quale malattia? Io non ne conosco. Poi, tachipirina abbassa la febbre, che è una risposta del nostro organismo proprio contro il virus, perché la febbre più alta tende appunto ad avere un effetto antivirale. Quindi, cioè, a meno che uno non abbia la febbre a 41, ma che senso ha quando in questo caso la febbre è un effetto benefico per contrastare il virus? E la tachipirina,
che diminuisce la produzione di glutatione. E abbiamo già accennato a quanto la glutatione sia importante per la corretta funzionalità del sistema immunitario. Quindi è una cosa inverosimile. E solo recentemente hanno timidamente incluso nelle linee guida dell'AIFA l'utilizzo di antinfiammatori, che tra l'altro credo sia una normativa che è stata addirittura contestata da determinate autorità che vorrebbero toglierla, quindi veramente incredibile. Ma nella stessa indicazione di usare eventualmente gli antinfiammatori viene però ribadito di non usare il cortisone, ok? Quando ci sono fior fior di studi fatti subito anche in Inghilterra che avevano dimostrato che l'utilizzo precoce del cortisone, in maniera specifica del desametasone, erano stati fatti questi tipi di desametasone, ma in realtà qualsiasi cortisonico funziona, erano in grado subito di bloccare la tempesta citochinica e quindi il rischio di evento avverso legato a questa infezione. Ma e perché dicono non prendete il cortisone? Lo giustificano con una cosa che può essere percepita dai più come corretta. L'hanno giustificato dicendo no, non usate il cortisone, perché il cortisone, come dovreste sapere, i medici lo sanno, è immunosoppressore. Ah, giusto, è vero, il cortisone è immunosoppressore, allora esatto, non bisogna usarlo. Il problema è che quando noi abbiamo già l'infezione Covid-19, noi, il nostro sistema immunitario ha già fallito, cioè il virus l'ha già superato la barriera del sistema immunitario. E quindi non è il problema di avere, forse prima c'erano delle difese immunitarie depresse, ed è vero che le persone di fatti che sono in cura con cortisonici sono proprio più a rischio di contrarre infezione per questo motivo, ma nel momento in cui tu la contrai, nel momento in cui sappiamo che il problema di questo virus è proprio il fatto che innesca la tempesta citochinica, che è un'iperinfiammazione che causa tutto quello che abbiamo già detto, beh, ma allora a questo punto è fondamentale bloccarla subito, questa infiammazione, non solo con l'antinfiammatorio, ma con qualcosa di più potente, che è appunto il cortisone. Chiaro? Quindi capite che appunto, cioè, non riesco a capacitarmi di queste linee guida. Va bene, comunque, tornando all'attività fisica, l'attività fisica deve essere però personalizzata e quindi è giusto fare dei test per poter specificare appunto la tipologia, la quantità, la modalità dell'esercizio fisico, perché altrimenti, abbiamo già detto, se si fa un'attività fisica troppo intensa, addirittura l'esercizio fisico causa una diminuzione del sistema immunitario. Invece l'esercizio fisico moderato lo stimolo. Tanto è vero che dopo un'attività fisica estremamente intensa, per una durata variabile da 3, ma addirittura fino a 72 ore, c'è uno stato di immunodepressione. E quindi attenzione, qual è l'esercizio perfetto? L'esercizio perfetto non esiste, ma è un esercizio che dà uno stress positivo, cioè un cosiddetto lo stress, che causa una risposta adattiva fisiologica e funzionale per quella persona. Ok? Quindi è praticamente un farmaco, deve essere trattato, quindi deve essere prescritto da persone competenti. Fondamentalmente dovrebbe essere scienze motorie che abbiano ovviamente una, diciamo, competenza anche nell'ambito delle problematiche dei dismetabolismi, e deve essere appunto adattato in maniera sartoriale, cioè ad persona. Ok? Bene, però non solo l'esercizio fisico è importante nel sistema immunitario, è importante anche lo stress, è importante anche il recupero. Per esempio, delle alterazioni del sonno sono già legate a un aumento dell'interleuchina 6, quindi, e questo maggiormente nelle donne, ok? Quindi vedete come, e in più a una diminuzione appunto della risposta anticorpale, degli linfociti anche. Vedete, addirittura c'è una minor risposta al vaccino, una maggior suscettibilità alle infezioni virali in caso di alterazione del sonno.
Questo perché se da una parte lo stress acuto è funzionale a risposta immunitaria, lo stress cronico invece tende a, appunto come ho detto prima, a in parte se a creare un'alterazione appunto dell'infiammazione anche cronica e in parte a anche diciamo generare una depressione del sistema immunitario, perché è una minor capacità successiva di rispondere alle infezioni, perché uno stress prolungato genera una cortisolo resistenza e quindi il cortisolo non sarà più in grado di esercitare il suo effetto infiammatorio corretto. E quindi, attenzione, lo stress cronico è l'elemento quello negativo, non tanto lo stress momentaneo di una situazione, ma lo stress cronico, come magari quello che purtroppo stiamo vivendo con queste specie di lockdown. Mentre appunto l'infiammazione, tra l'altro, noi sappiamo è un sistema che tra l'altro è anche mediata da un equilibrio tra il sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico, ci torneremo su questo aspetto, ma in più abbiamo parlato prima della dieta, lo stress è addirittura ha un effetto infiammatorio maggiore rispetto alla dieta stessa. Per esempio, in questo studio si è visto che dei pasti ricchi di grassi saturi aumentavano tutti i marker di infiammazione, la proteina C-reattiva, l'amiloide sierica, le molecole di adesione intracellulare, vascolare, e confrontando invece con delle persone, le stesse persone, quando poi hanno assunto dei pasti ricchi di olio di oliva, invece questi marker diminuivano. Ma se in concomitanza c'era una situazione di stress, assolutamente queste differenze legate al pasto scomparivano, cioè c'era un'attivazione. Cosa possiamo fare per difenderci dallo stress? Dobbiamo utilizzare delle tecniche di gestione dello stress. Una di queste è la terapia biofeedback, che si basa sul concetto della variabilità cardiaca, che misura il battito cardiaco, che deve essere, diciamo, un po' variabile tra un battito e l'altro, perché quando è troppo rigido non va bene, un po' come la vite di un bullone, di una moto, che se è troppo stretto, troppo rigido, con le vibrazioni della moto si potrebbe rompere. Questo succede col nostro cuore. Quindi noi dobbiamo avere questa coerenza cardiaca che corrisponde a un equilibrio tra simpatico e parasimpatico, che normalmente in questi test corrisponde a un grafico dove il verde esprime la capacità del parasimpatico di essere attivato da esercizi di respirazione più lenta e prolungata. Viceversa, in situazioni per esempio di questo genere dove prevale l'attivazione del simpatico, quindi adrenalina, quindi abbiamo un grafico dove c'è una maggiore espressione rossa. In questo caso vediamo c'è una situazione addirittura di esaurimento surrenalico, vediamo a livelli elevatissimi di attivazione del sistema simpatico. Quindi questa test, la vita cardiaca, serve sia per diagnosi, ma poi anche allenandosi con questi device, cercando quindi di entrare in parasimpatico e quindi di ottenere sempre dei grafici sempre con più verde, sono dei sistemi allenanti. Un altro test per poter identificare il livello di stress è il test del cortisolo, che va fatto a livello salivare, perché se questa è la curva normale del cortisolo, che è tendenzialmente più alto al mattino, perché noi al mattino ci alziamo e abbiamo bisogno del cortisolo per stimolare il nostro organismo, alzare la glicemia e iniziare la nostra giornata, e poi scende progressivamente fino a diminuire maggiormente, ad raggiungere il minimo, diciamo, verso mezzanotte. Se noi invece abbiamo livelli di cortisolo alto la sera, questi indicano già dei livelli di infiammazione cronica. Se viceversa abbiamo dei livelli particolarmente bassi di cortisolo, tipo curva piatta, o comunque una curva conservata, ma con i livelli in questi quattro momenti della giornata, alle 8 a mezzogiorno, al pomeriggio, alle 4 e alla sera, alle 10 di sera, più bassi in tutti i punti, allora noi possiamo o avere questa situazione di ipocortisolismo come reazione di adattamento a uno stress, perché è troppo stress prolungato, l'organismo dice, aspetta un attimo,
vediamo di diminuire la mia produzione di cortisolo perché il cortisolo troppo alto mi sta devastando. Oppure una risposta adattativa dell'organismo a delle infezioni ricorrenti. Perché se io abbasso il cortisolo, siccome appunto il cortisolo è antinfiammatorio, io invece appunto ho la necessità, in questo caso, antinfiammatorio ma anche immunosoppressore, io ho bisogno di avere il mio sistema immunitario al massimo e quindi devo diminuire l'effetto immunosoppressore appunto del cortisolo abbassandolo. Ovviamente anche semplici emozioni, pensieri sono in grado di equilibrare il nostro sistema immunitario. Quindi purtroppo pensate che anche solo un pensiero negativo è in grado di diminuire il sistema immunitario per svariate ore, e purtroppo tutto quello che sta avvenendo, i telegiornali che continuamente ci danno immagini tremende, assolutamente stressanti, spaventevoli, eccetera, appunto sono in grado di diminuire le nostre difese immunitarie, ma anche sensazioni di rabbia. Pensate che anche solo il ricordo di un'esperienza di rabbia causa una diminuzione dell'efficacia del sistema immunitario per 6 ore. Mentre invece tecniche di rilassamento che aumentano la serenità o tecniche di gratitudine, di compassione, aumentano per esempio i livelli dell'immunoglobulina A, che sono appunto degli anticorpi deputati alle difese del sistema immunitario, soprattutto nella prima linea difensiva a livello delle mucose. Quindi è importante anche cercare di ristabilire un rapporto con la natura, cioè tutte le esperienze del contatto con la natura, sia per la modulazione anche di certi neurotrasmettitori legati alla produzione di certi terpeni che abbassano il livello degli alberi, che abbassano il cortisolo, aumentano invece di epiandrosterone, che è l'ormone contraltare del cortisolo, che stimola il sistema immunitario anziché deprimerlo, ma anche semplicemente il colore verde dei prati, dei boschi, l'azzurro del mare. Chi conosce la cromoterapia, sono colori che hanno un effetto rilassante. Ebbene, ovviamente questo rapporto con la natura è estremamente considerato soprattutto in medicine tradizionali. E anche ovviamente fondamentale rispetto dei ritmi circadiani, dove noi normalmente siamo, è giusto che siamo più accesi, più stimolati, sistema simpatico di giorno, ma di notte dobbiamo attivare il sistema parasimpatico, e questo avviene tramite una regolazione del ritmo luce-buia, che purtroppo oggi viene assolutamente squilibrato dall'uso dei telefonini, dei computer, di queste luci blu che bloccano la produzione della melatonina. La melatonina è quella che viene prodotta di notte durante il sonno e blocca la produzione del cortisolo, e quindi c'è proprio una regolazione, diciamo, inversa tra melatonina e cortisolo. Sbagliato fare esercizi di notte, perché stimiamo il cortisolo che non si dovrebbe, di notte bisogna riposare. E anche la circadianità, la corretta assunzione dei pasti in determinati momenti della giornata, rispettarla, è importante per il controllo dello stress. E esercitarsi con la respirazione. Il respiro che attiva di più il parasimpatico e più rilassante è il respiro diaframmatico, cioè gonfiando la pancia, semplificando, che va imparato, che purtroppo molti di noi sono assolutamente incapaci. Spesso vedete le persone di fronte a voi, se le guardate, sono quasi in apnea, non respirano, non si vede muoversi assolutamente niente, né l'addome, né anche il torace. Ok, quindi bisogna imparare a respirare. Arriviamo agli integratori. Lo zinco. Lo zinco è importantissimo, ha della specifica azione antivirali e antibatteriche, ok? Quindi stimola proprio anche le cellule linfociti B a rilasciare gli anticorpi contro appunto sia i virus che i batteri. Inibisce la replicazione virale, e i bassi livelli di zinco sono legati a una disregolazione della citochina interleuchina 6 più alta, e quindi una carenza di zinco mette a maggior rischio di tempesta citochinica, ok? Quindi la carenza di zinco è associata molto facilmente a un'infiammazione cronica,
Lo zinco è importante per il corretto funzionamento del timo, dove appunto maturano i linfociti C e vengono poi dopo immessi in circolo. Quindi lo zinco è uno delle, diciamo, delle nutraceutici più importanti. Tra l'altro si è visto che è in grado di diminuire, diciamo, anche la durata del raffreddore. Diciamo che per ottenere questo effetto bisogna, i trials hanno indicato appunto dosaggi almeno di 75 mg al giorno per avere questo effetto sul raffreddore. Lo zinco diminuisce anche le rinite, diminuisce tutte le malattie del tratto respiratorio come le tracheiti, le bronchiti, le polmoniti stesse. Livelli più alti di zinco sono associati con un minor rischio di polmonite e anche un minor rischio di morte a causa della polmonite. L'altra vitamina fondamentale, l'altro micronutriente fondamentale, è la vitamina D. La vitamina D, che purtroppo oggi è carente in quasi tutte le persone perché è soprattutto prodotta dall'esposizione al sole. Noi oggi ci esponiamo poco al sole perché la maggior parte dei lavori sono fatti all'interno di strutture, cioè anche il contadino ormai lavora dentro nel trattore con l'aria condizionata, per dire, non è meno esposto al sole. E in più, tra l'altro, tendenzialmente, soprattutto nel nord Italia, viviamo già a latitudini dove, soprattutto in autunno e inverno, una grande esposizione, un grande sole non c'è. Ecco, se poi ci diamo delle creme solari perché ci vogliamo proteggere dal rischio di melanoma, eccetera, a questo punto la vitamina D assolutamente non è prodotta. E difatti è normalissimo trovare livelli di vitamina D carenziali sotto i 30 e si è visto che livelli di vitamina D bassi sono associati a un maggior rischio di mortalità per tutte le cause, mentre invece livelli di vitamina D superiori a 36 sono associati a una maggior sopravvivenza e longevità, quindi a minor mortalità per tutte le cause. E ultimamente ci sono un sacco di studi che dimostrano come la vitamina D è importantissima nel caso di un'infezione Covid-19. Questo è uno studio dove si è visto che i pazienti trattati con la vitamina D, praticamente quelli trattati con la vitamina D, circa 2000 unità di vitamina D, praticamente solo il 2% è finito in terapia intensiva e sono tutti sopravvissuti. Invece, nel gruppo che non è stato trattato con la vitamina D, il 50% è andato in terapia intensiva, mentre prima solo il 2%, e c'è stato un 8% su queste persone di morti, al contrario del altro gruppo dove non era morto nessuno. Quindi la vitamina D agisce come immunostimolante attraverso vari meccanismi. Uno, mantiene l'integrità delle tight junction, cioè delle giunzioni serrate a livello dell'epitelio, quindi fa passare meno già virus, batteri, sostanze infiammatorie. Poi una carenza di vitamina D induce una minor secrezione delle catericiline difensive, che sono molecole prodotte proprio per distruggere i virus, i batteri. Oltre al fatto che la vitamina D riduce anche la secrezione delle citochine infiammatorie. Quindi, inoltre, la vitamina D è anche in grado di attivare in maniera specifica i linfociti B che producono gli anticorpi in seguito alla presentazione degli antigeni. Proprio perché è la vitamina D che dà questa possibilità di risposta antigenica. Quindi vedete come la vitamina D è assolutamente importante, e si è visto, appunto, ci sono questi studi che lo dimostrano, quindi è assolutamente incredibile come ancora qualcuno tenda a sostenere che l'utilizzo della vitamina D è fake news, quindi veramente allucinante. Quindi qua appunto altri studi che dimostrano questo tipo di risultato. Un'altra vitamina, ovviamente la vitamina C. La vitamina C è in grado di prevenire in linea generale, curare anche la maggior parte delle infezioni. C'è da dire questo, che cosa che non molti sanno, che la vitamina C
è una molecola, è una struttura stechiometrica molto simile a quella del glucosio. E quindi per entrare nelle cellule utilizza gli stessi recettori per il glucosio. E quindi in caso di insulina resistenza, dove questi recettori del glucosio sono ipofunzionanti, e quindi l'insulina resistenza presente in caso di eccessivo consumo di carboidrati, in eccessiva obesità, eccesso grasso viscerale, questa vitamina C non riesce a entrare nelle cellule, quelle anche del sistema immunitario, e lascia in difesa nei confronti dello stress ossidativo. Quindi queste cellule diventano meno performanti, ok? In più, la vitamina C modula le citochine infiammatorie, però, siccome la vitamina C ad altissimi dosaggi ha un effetto anche in realtà pro-ossidante, è stata utilizzata endovenosa proprio per distruggere il virus. Okay? Però ai dosaggi normalmente usati come integratore, la vitamina C inibisce l'inflammasoma e quindi ha un effetto notevolmente antinfiammatorio. Però lo fa in maniera di modulandolo, quindi lo semmai potenzia l'eventuale risposta del sistema immunitario quando c'è una risposta forte, ma invece lo depotenzia quando c'è una risposta troppo forte, ok? Quindi vitamina C si è visto che appunto usato per esempio in situazioni di sepsi diminuisce la mortalità, ma la vitamina C è importante anche per un'altra ragione, perché aumenta la perfusione capillare nei tessuti, cioè aumenta l'ossigenazione dei tessuti, aumenta la sintesi endoteliale dell'ossido nitrico, che aumenta la vascolarizzazione. Quindi, e noi sappiamo come in caso di sepsi, la problematica della morte è proprio legata a questa disfunzione microvascolare, a questa microangiopatia. Cioè, e proprio recentemente sono proprio usciti degli studi anche nel caso di Covid-19 che hanno dimostrato che proprio l'effetto principalmente avverso e quindi poi mortale del Covid-19 o anche successivamente del post-Covid, le problematiche maggiori sono legate proprio alla disfunzione endoteliale che genera questo virus. Quindi tutto quello che invece favorisce una corretta funzionalità endoteliale è particolarmente interessante. E pensate che praticamente la vitamina C aumenta proprio la resistenza al coronavirus in vitro. Si è visto che per, diciamo, poter infettare l'epitelio delle cellule dell'epitelio respiratorio ci voleva una dose di coronavirus 16 volte superiore se appunto in presenza di vitamina C. Quindi vari studi poi sono stati fatti associando vitamina C anche alla vitamina E, entrambi ovviamente antiossidanti, e si è visto che appunto migliorava questa integrazione la funzione immunitaria, che peggiorava con l'invecchiamento. Okay. E un altro, capite bene a questo punto quanto sia importante un integratore che ha un effetto specifico sulla funzionalità endoteliale, come il CellFood, che appunto è in grado di migliorare il metabolismo respiratorio delle cellule endoteliali e inibisce appunto quella produzione di radicali liberi dell'ossigeno indotta dall'ipossia, da quello stato ipossico che per esempio è generato il Covid-19. Noi sappiamo che il Covid-19 è uno degli elementi che noi dobbiamo andare a controllare per verificare che non ci sia una situazione praticamente grave, è proprio la saturazione di ossigeno. Quindi capite come il CellFood diventa un elemento fondamentale come prevenzione, ma anche come immediata terapia nel caso di infezione Covid. Sul forafano, che è una molecola presente soprattutto nei broccoli, nei cavoli, eccetera, e anche l'N-acetilcisteina, si è visto che praticamente sono in grado, sia il sulforafano che l'acetilcisteina, praticamente di ripristinare la capacità immunitaria del sistema immunitario dell'anziano, cioè quel deficit dell'immunità TH1 correlata con l'età. Questo grazie al ripristino dell'equilibrio reddito, e questo soprattutto perché sono entrambi dei precursori del glutatione, che abbiamo già citato varie volte. Anche la melatonina è in grado di potenziare il sistema immunitario, stimola il TIM a produrre linfociti T,
In più limita il cortisolo che abbiamo visto deprima il sistema immunitario. Inoltre si è visto in vitro che inibisce la replicazione di alcuni virus, ma poi ha un effetto antinfiammatorio, per cui si è visto che è in grado di diminuire anche quella distruzione dei tessuti che avviene quando c'è questa infiammazione particolarmente elevata causata da questa citochinica, che causa appunto quel danno endoteliale delle pareti cavascolari che poi causa appunto la CID, la coagulazione intravasale disseminata, che è quella che poi ci fa morire il malato, ok? Quindi la melatonina è in grado di fare anche questo. Sappiamo come i funghi, tutti i funghi medicinali in genere, hanno una grande capacità di sostenere il sistema immunitario. Questo è legato a tante sostanze che hanno, soprattutto il beta-glucane, di tutti i funghi di senso sono molto ricchi di beta-glucano, che poi vedremo, ma nel caso specifico il chaga, oltre che essere ricco di beta-glucano, è ricchissimo di superossido dismutasi, che è un potentissimo antiossidante. E chaga ha 50 volte più di tutti gli altri funghi di superossido dismutasi. Abbiamo visto come il superossido dismutasi e il glutatione sono fondamentali proprio per la risposta immunitaria, la corretta efficienza. La quercitina. La quercitina, ne abbiamo parlato, se ne è parlato tanto, proprio come sostanza. Il beta-glucani, ve l'ho già detto, in grado appunto di stimolare il sistema immunitario e sono usati in Giappone anche come antitumorali. Quindi vediamo una tabellina a questo punto di un protocollo di prevenzione che ho impostato io, dove vedete vitamina C, a livello di prevenzione 5 unità, vitamina C 3 grammi, diciamo prevenzione in un periodo a rischio come questo, vitamina D 3.000 unità, vitamina E 400 mg, zinco 15 mg, selenio da 50 a 100 mg, quercitina 150 mg, N-acetilcisteina 300 mg, coenzima Q10 50 mg, beta-glucano 350 mg, sulforafano 600 mg, Chelfood 8 gocce per 3 volte al giorno. Se abbiamo un'infezione, questi dosaggi devono essere aumentati di tantissimo, vitamina A fino a 20.000 unità, vitamina C 8 grammi al giorno, tipo un grammo ogni ora, durante le ore di veglia, vitamina D fino a 10.000 unità, anche 1.000 unità ogni ora, vitamina E rimangono 400 mg, zinco almeno 75 mg, selenio fino a 200 mg, quercitina 600 mg, N-acetilcisteina fino a 1.200 mg, coenzima Q10 anche 200 mg, beta-glucano fino a 1 grammo, sulforafano fino a 2 mg, tipo 300 mg anche ogni ora, e Chelfood base 8 gocce ogni ora. Ovviamente questo protocollo prevenzione è un protocollo generico. L'ideale, come sempre, è poter fare una integrazione personalizzata. Per questo noi ci possiamo avvalere di uno strumento che io in realtà sento di poter definire diagnostico, anche se viene proposto come, diciamo, indicativo, ma è veramente in grado di identificare determinate situazioni. E qua vi faccio vedere delle situazioni dove i soggetti che erano chiaramente, avendo fatto anche tutti gli altri esami, in situazioni di stress, e se vedete in questo caso nel riepilogo dei sistemi squilibrati abbiamo un sistema adrenergico, quindi stress, che contemporaneamente porta e anche, diciamo, accompagnato da problematiche di infiammazione, di stress ossidativo e di alterazione del sistema immunitario. E allora, in questo caso, noi possiamo andare a vedere quali sono le problematiche maggiori. Beh, vediamo che abbiamo un problema, per esempio, della cisteina, e la cisteina, appunto, è il precursore della citicisteina, che abbiamo visto quanto è importante come precursore della glutatione. Il coenzima Q10, è anch'esso in realtà importante come antiossidante. Qui abbiamo uno squilibrio del sistema redox. Poi abbiamo uno squilibrio della vitamina C. La vitamina C è importantissima per il sistema immunitario, antinfiammatorio, ma anche sostegno delle surrenali e quindi in caso di problematiche del sistema adrenergico. E quindi agiremo soprattutto su quei principi attivi. Un altro esempio sempre di alterazione del sistema adrenergico, infiammazione, stress ossidativo, crisi del sistema immunitario. Troviamo per esempio in questo caso superossido dismutasi, che allora avremo il chaga in questo caso, senza dubbio. Acido alfa lipoico, per esempio, e qui vuol dire che probabilmente c'è un problema di glutatione anche, il superossido dell'acido lipoico insieme all'acetilcisteina sono diretto precursore del glutatione.
Selenio, abbiamo visto come è un minerale fondamentale per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Altro esempio, se vedete, ho preso quelli che avevano insieme problemi di stress, sistema adrenergico e alterazioni del sistema di infiammazione, stress ossidativo e sistema immunitario. Anche in questo caso, superossido dismutasi, quindi chaga, vitamina C. Ovviamente più si assumono integratori che sono biodisponibili, è fondamentale, perché non è tanto quello che noi prendiamo, è quello che assimiliamo. Quindi quando si può, io la maggior parte degli integratori consiglio quelli sublinguali, per esempio vitamina C, ovviamente vitamina C certo sublinguale, assorbimento come se fosse un'endovena, ma anche nel caso di integratori di altro genere tendo a utilizzare, quando ci sono, tipo quelli della IP Nutrix, utilizzano questa metodologia MEDIS che ne aumenta l'assorbimento e quindi la biodisponibilità. E quindi, per esempio, il chaga della IP Nutrix, proprio per apportare superossido di dismutasi. E in questo caso carenza anche di vitamina E. Quindi vedete come si possono appunto personalizzare gli interventi avvalendosi di questo incredibile strumento. Vi ricordo, potete trovare, diciamo, i miei riferimenti sul mio sito www.massimospatini.com, la mia pagina Facebook dove continuamente metto video, abstract, articoli. Questo è Massimo-Spatini MD, è il mio LinkedIn. Poi dottor Massimo Spatini è Instagram, dove anche lì metto video contenuti, e YouTube è il mio canale dove ci sono tantissimi video. Vi ricordo il mio libro, La dieta antivirus come potenziale sistema immunitario, dove quello che ho detto oggi ovviamente è molto più esteso, è molto più trattato in maniera molto più esaustiva. Vi ricordo però il libro Guida alla medicina funzionale, che è la Bibbia di consultazione per chi vuole affrontare un nuovo modello di medicina, quello soprattutto tipo preventivo, ma anche di curare partendo dalla causa e non reprimere il sintomo. E vi ricordo anche il mio ultimo bestseller, Alimentazione e integrazione per lo sport e la performance fisica, ma non solo. Vi lancio un corso di alta formazione universitaria sulla cronomorfodieta, che è una metodologia che ho inventato già molti anni fa, più di 20 anni fa, per poter avere un approccio personalizzato all'individuo considerando il suo morfotipo, nell'ottica sia del dimagrimento che della salute. Perché fondamentalmente noi nasciamo come siamo, ma diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo, come respiriamo e come pensiamo. E quindi con un intervento epigenetico, modulando la nostra alimentazione, la nostra attività fisica, il nostro pensiero e anche la respirazione, come abbiamo visto, noi possiamo cambiare, ovviamente in meglio. Grazie per l'attenzione. Ma grazie a te, grazie di cuore.